Terra amara, trame dal 30 al 31 gennaio, Gulten und Zuleika si avvicina a Cetin. Ci saranno interessanti novità nel corso delle nuove puntate di Terra amara che andranno in onda il 30 e 31 gennaio in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato turco segnalano che Gulten Taskin si avvicinerà pericolosamente a Cetin. In più Gulten non accetterà le scuse di Zuleika Altun. Gafur, invece, cercherà di riconquistare sua moglie Saniye. Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti la nuova puntata di lunedì 30 gennaio, rivelano che Zuleika capirà perché Yilmaz, Ugurgunes, non ha risposto alla sua lettera. Ben presto si scoprirà il motivo per cui la missiva contenente la verità sulla paternità di Adnan e sulle nozze con Demir non è mai giunta nelle mani dell'ex meccanico. Zuleika, Hilal Altınbilek, apprenderà che la mancata consegna della missiva non è dipesa da Gulten, ma bensì da un disguido postale. Per questa ragione la protagonista chiederà perdono alla sorella di Gafur per aver pensato male di lei. La domestica, però, reagirà in un modo inaspettato, non se la sentirà di accettare le scuse della padrona in quanto troppo ferita dalle sue accuse. Nella nuova puntata di Terra Amara di martedì 31 gennaio ci sarà aria di festeggiamenti in uno dei villaggi di Kukurova. Difatti verrà celebrato il matrimonio del figlio di un capo villaggio, dove Unkar e Fekeli saranno chiamati a essere i testimoni di nozze. Anche Gafur e Saniye saranno tra gli ospiti del banchetto nuziale. Il caposquadra della tenuta Yaman approfitterà dell'occasione per cercare di riconquistare sua moglie. Dopo essere stato protagonista di alcuni tradimenti con Ser, a tal proposito la signora Taskin lo costringerà a giurare su un libro sacro di non aver avuto una storia clandestina con la sua collega. Negli episodi successivi di Terra Amara, Gulten sarà sempre più vicina a Cetin. Il tirapiedi di Fekeli. I due giovani saranno fatti l'uno per l'altra, anche se un altro uomo li metterà i bastoni tra le ruote. Yilmaz commenterà l'abito indossato dalla sua fidanzata Muigan, Melike Ipekialova, per la cerimonia del figlio del capo del villaggio. Secondo l'ex meccanico l'abito dovrebbe essere indossato a un evento mondano piuttosto che nella campagna rurale turca. Ma la dottoressa Ekimoglu non sarà dello stesso parere.